Benvenuti ad un nuovo episodio di Scienza in Pillole. Episodio breve ma conciso, che ho deciso di fare per spiegare bene a cosa serve lo iodio come agente contro le radiazioni, viste le richieste insensate che ultimamente sto avendo al lavoro. Innanzitutto, lo iodio lo assumiamo tutti i giorni. Infatti, la iodioprofilassi è una pratica che mira ad assicurare una fonte sicura di iodio a tutta la popolazione, al fine di eliminare la presenza endemica delle malattie provocate da insufficienza iodica. Ad esempio, è per questo motivo che il nostro sale è iodato. Lo iodio è un componente essenziale degli ormoni tiroidei, per questo si tratta di un elemento importante per le funzioni regolate da questi ormoni, come il controllo della temperatura corporea, del metabolismo e dello sviluppo del sistema nervoso centrale. Come farmaco, invece, è usato per trattare l'ipertiroidismo, mentre nelle emergenze da radiazioni è utilizzato per proteggere la ghiandola tiroidea quando vengono utilizzati determinati tipi di radiofarmaci. Le richieste che sto avendo in questo periodo sono proprio di pastiglie di ioduro di potassio, pastiglie che proteggono solo dallo iodio radioattivo, in particolare dallo iodio 131. È fondamentale precisare che le pastiglie di ioduro di potassio sono necessarie solo in emergenze nucleari e solo in dosi opportune e non come preventivo in assenza di radioattività. Infatti, in un evento accidentale o attacco a una centrale nucleare o di una bomba atomica, possono essere rilasciati composti instabili che decadono emettendo energia sotto forma di radiazioni. Di questi prodotti, lo iodio 131 è uno dei più comuni ed è particolarmente pericoloso per la tiroide perché può portare a numerose patologie tumorali. Saturando il corpo con una fonte di iodio stabile prima dell'esposizione, lo iodio 131 tende a essere eliminato dal nostro corpo, il che impedisce l'assorbimento dello iodio radioattivo da parte della tiroide. Se il potassio ioduro viene somministrato fino a 48 ore prima dall'esposizione allo iodio 131, esso può bloccare quasi completamente l'assorbimento della tiroide e quindi ridurre notevolmente la dose assorbita dalla ghiandola. Tuttavia, la somministrazione di ioduro di potassio 96 o più ore prima dell'esposizione da iodio 131 non ha alcun effetto protettivo significativo. Le compresse usate in casi emergenziali sono composte da 130 mg di ioduro di potassio, le quali forniscono 100 mg di ioduro, che è circa 700 volte più grande del normale fabbisogno nutrizionale giornaliero. C'è da precisare però che l'assunzione di iodio protegge solo dallo iodio radioattivo, ma non da altri radionucleotidi emessi in incidenti nucleari, come il cesio o lo stronzio. Il consumo di una quantità eccessiva di iodio, senza nessun reale motivo, può causare iperattività tiroidea e una produzione eccessiva di ormoni tiroidei, in particolare nei soggetti abituati ad assumere una quantità bassa di iodio. Tuttavia, in altri casi, l'eccesso di iodio può provocare l'effetto opposto, diminuendo la produzione di ormoni tiroidei e causando ipotiroidismo. Di conseguenza, la tiroide aumenta le dimensioni e forma il classico gozzo, che può svilupparsi sia quando la tiroide è iperattiva sia quando è ipoattiva. I soggetti più esposti a questo tipo di problematiche sono di solito le persone che vivono in prossimità del mare, le quali assumono troppo iodio perché spesso mangiano grandi quantità di frutti di mare e alghe, o bevono acqua ricca di iodio, un fenomeno comune ad esempio nel Giappone settentrionale. Per questo motivo l'eccessiva assunzione in questo periodo di pastiglie disintegratorie a base di iodio può risultare più nociva che altro, andando a modificare ingiustificatamente un delicato equilibrio tiroideo che può facilmente portare a patologie con cui dovremo convivere per tutto il resto della nostra vita. E con questo è tutto, grazie dell'attenzione e al prossimo video.